Oh, benvenuti sul canale di Grazia Bottazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace lasciate un messaggio. Oggi faremo un tutorial, il secondo tutorial di questa maglia per donna. Questa maglia per donna è stata realizzata in questo modo, con questa lavorazione, che io la trovo molto bella e molto carina. Io sono andata avanti in questa lunghezza, ma voi potete benissimo andare avanti andando a realizzare la maglia della lunghezza desiderata. Potete anche realizzarla come vestitino, come prendisoli. Potete lasciare la manica così a spallina oppure realizzarla come l'ho realizzata io, oppure se preferite realizzarla a mezza manica, manica tre quarti o manica lunga. Il materiale per realizzare questa maglia è il Drop Sew, è di questo magnifico color giallo. Ogni gomitoli sono 50 grammi e sono 170 metri. Con questo filato utilizzeremo un uncinetto da 3 mm. Iniziamo la lavorazione. Questa manica l'ho terminata, adesso andremo a terminare quest'altra assieme. Ci posizioniamo in questo modo, prendiamo il filo, entriamo qui in mezzo. Qui abbiamo terminato con questo giro, adesso dobbiamo fare il giro che è compreso da 3 punti alti entrando nello stesso punto. Entriamo, prendiamo il filo, rientriamo, prendiamo il filo e chiudiamo. Andiamo a realizzare, scusate, andiamo a realizzare 3 catenelle che sarebbe il nostro primo punto alto. Questo è il filo che ci avanza, lo posizioniamo qui sotto, qui in parte, diciamo qui, e andiamo a lavorare, andiamo avanti ad eseguire il nostro lavoro prendendo dentro anche questo filo, così in modo che lo andiamo a bloccare. Poi quando arriviamo avanti un pezzo che avanza del filo lo possiamo tagliare che il filo è bloccato e non esce. Andiamo ad eseguire il secondo punto alto, un terzo punto alto e un quarto punto alto. In questo modo. 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto. Vedete, lo abbiamo bloccato, quindi dopo lo andremo a tagliare e non c'è rischio, siccome che lo abbiamo bloccato, non c'è rischio che il filo vi salti fuori. Cioè, adesso andiamo avanti, entriamo nell'arco e andiamo ad eseguire 4 punti alti entrando nello stesso arco. Catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in mezzo ai 2 punti alti e andiamo ad eseguire 4 punti alti entrando nello stesso punto. Catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in mezzo ai 2 punti alti, 2 punti alti allungati, andiamo ad eseguire 4 punti alti, entrando nello stesso punto. Catenelle. Entriamo in mezzo a 2 punti alti, andiamo ad eseguire 4 punti alti entrando nello stesso punto.
3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in mezzo a 2 punti alti e andiamo ad eseguire 4 punti alti entrando nello stesso punto. E andiamo avanti in questo modo fino ad arrivare qui in fondo. E ci troviamo in questa posizione dove abbiamo lo scalfo. Andiamo avanti, andiamo ad eseguire 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in questo punto, questo qui, e andiamo ad eseguire 4 punti alti, entrando nello stesso punto. Andiamo avanti, andiamo ad eseguire 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in questo punto qui dentro e andiamo ad eseguire 4 punti alti entrando nello stesso punto. Catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto. Adesso entriamo in questo punto e andiamo ad eseguire 4 punti alti entrando nello stesso punto. Catenelle. E adesso ci troviamo dall'altra parte. Dobbiamo continuare fin quando arriviamo al termine del giro. Abbiamo eseguito 3 catenelle, siamo arrivati in fondo. Adesso andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Contiamo 1, 2, 3, entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo nel punto. Abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto bassissimo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel secondo punto alto e andiamo ad eseguire un punto alto allungato. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel terzo punto alto e andiamo ad eseguire un terzo punto alto allungato. Un secondo punto alto allungato, scusate, 3 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel secondo punto alto e andiamo ad eseguire un punto alto allungato. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel secondo punto alto e andiamo ad eseguire un secondo punto alto allungato. Cioè praticamente siamo entrati nel secondo e nel terzo punto alto e abbiamo eseguito i due punti alti allungati. 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel secondo punto alto e andiamo ad eseguire un punto alto allungato. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel terzo punto alto e andiamo ad eseguire il secondo punto alto allungato. Andiamo avanti in questo modo fino a terminare il giro. Siamo andate avanti, abbiamo terminato il giro, l'abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Poi io sono andata avanti e la mia manica l'ho conclusa in questo modo. Voi potete benissimo andare avanti, se volete la mani mezza manica, andate avanti, continuate. Terminato questo giro, continuate, andate ad eseguire il giro composto da 4 punti alti e 3 catenelle, poi proseguite, andate ad eseguire questo giro,
che è composto da due punti alti allungati tra i catenelli. Dovete sempre terminare andando ad eseguire i due giri che vi ho fatto vedere finché arrivate alla misura della manica che desiderate. Il tutorial è così terminato. Ciao al prossimo video!